45 giorni fa ho proposto ad Antonio una nuova sfida, 90 giorni, per trasformare il suo fisico, non più però seguito da me, ma con un programma fatto da Brownie, lo youtuber preferito di Antonio, che come vedrete a fine video, ha una volta ancora stravolto completamente la vita di mio fratello. Questa volta infatti le cose non sono andate come previsto, ma l'occasione per rialzarsi era letteralmente ad un click del computer. What's up, Antonio? Il primo giorno abbiamo quindi, come sempre, preso tutte le misure, fatto i test fisici 45 in modo da avere tutto il necessario da confrontare al termine della sfida. E dopodiché abbiamo definito gli obiettivi. Antonio partiva da 45 piegamenti in un minuto e 4 trazioni di fila, e per vincere sarebbe dovuto arrivare a 60 piegamenti e 10 trazioni di fila. Il premio, se dovesse farcela? Nel video del giorno zero ho preferito non dir niente né a voi né tantomeno ad Antonio, ma oggi vi rivelerò tutto quanto. Seguite quindi con attenzione il video, e a questo punto è ora di cominciare. È quindi ufficialmente iniziato questo secondo percorso. Taglio, sei pronto? Prontissimo. Hai qui ovviamente tutta l'app di Brownie con tutti gli esercizi da cui dovrai prendere spunto. Io quindi sono assolutamente in vacanza. Esatto, te non devi fare nulla. Esatto. Farei notare che questo è lo zaino per le Zawar. Ci sono dentro 7 kg. Spettacolo. Sono più pesanti di quello che avrei immaginato. Cavacca, un sacco di più. Tony, ma secondo te i risultati saranno maggiori con questa scheda o con la nostra? Questa è la che l'ha fatta Brownie. Che pezzente. Il primo giorno Antonio è partito fortissimo, ha alzato subito i carichi, ma si è imbattuto nel più classico dei problemi, le gambe. Voglio, sai farmi uno squat fatto bene? Con lo zainetto? Vai. Sono qua, e te? Tra squat e affondi infatti ha scoperto la bellezza di allenare con i pesi le gambe. Prima volta che il signorino allena le gambe e sta faticando tantissimo. Beh, non se n'è molto innamorato. Il primo passo era quindi stato fatto, e chi ben comincia a metà dell'opera, no? Bravo, bravo, primo giorno andato. Si tira dritto? Speriamo. Mi fa male le mani. Dai, 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 dai. Su, eccola lì. Porca vacca. Sono l'ultimo allenamento della prima settimana, oggi è domenica. Devo fare delle flessioni inclinate. E la terza serie è andata. Secondo allenamento della seconda settimana, sono qua con Diego. Secondo allenamento della seconda settimana, sono qua con Luca, il mio vicino di casa. Ora devo fare dei chin-ups, vediamo di riuscire a farle tutte. Che toro! Poi la finita dell'allenamento, 12° giorno della settimana, andiamo subito ad allenare. Dai, 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 dai! Le prime due settimane erano quindi passate in un batter d'occhio. Antonio era motivatissimo, vista la scheda diversa da come era abituato, e soprattutto vista la sfida che aveva con Luca, l'altro nostro fratello, che sta anche lui partecipando alla sfida dei 90 giorni. Il 15° giorno Luca e Antonio si sono sfidati per un'ora. Ogni caloria bruciata sarebbe valsa un euro, e il risultato è stato un allenamento davvero estremo. Chiusi quindi i primi 15 giorni, era ora di cominciare il vero test. Come avrebbe reagito Antonio nel momento in cui l'euforia iniziale sarebbe venuta meno? Siamo al 15° giorno, per cui direi che è il momento di pesarci, perché non ci siamo più pesati, per vedere come sta andando il peso. Per cui salta sulla bilancia, Toio, che segna 64,20. Per cui stai salendo alla grande, non male, tra l'altro non possiamo far vedere, però stai andando benone. Per cui tira avanti così, grande Toio. Abbiamo superato quindi le due settimane, e come ti sta sembrando questo? Beh, è bello. Sì. Sembra poco all'inizio, però in verità ogni esercizio, dopo ogni esercizio mi fa male la parte interessata. Esatto. Dai, buono. I live inside my own world of make-believe. Che faccia. Kids screaming in the cradles, profanities. Andato. Bravo, dai. Nelle palle, cicatrici sulla pelle, impegno. Ice covered in ink and bleach. Cross
Fischia, ce l'ho fatta. Sì. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Cosa ti fermi a farsi ce l'hai, fra? Fra, non c'ho voglia. Appunto, vedi che il problema non voglia, non è non farcela. Era il 20° giorno e per la prima volta da un anno a questa parte Antonio aveva deciso di interrompere prima un esercizio. Sul momento non ci ho dato peso, ma pochi giorni dopo ne avrei capite le conseguenze. Foto con altre maglie normali. Il 30° giorno diciamo che è successo ciò che speravamo non succedesse. Mentre Luca faceva i suoi test fisici, che stavano andando benone, anche Antonio ha voluto provare sia piegamenti che trazioni. E mentre nei piegamenti se l'è cavata facendone 47, sai che ne faccio comunque 5. Dai, provaci, ne vogliamo 6, toglio. Fidati che non le faccio. Ancora prima di iniziare le trazioni era chiaro che aveva perso la convinzione che ha sempre avuto. E così non fa niente, dai, fra. Era arrivato a malapena a 4, quindi addirittura una in meno rispetto a 45 giorni prima. Era ormai chiaro che andava riaccesa la scintilla e... Raga, siamo al 31° giorno e ieri, come avete visto, Antonio ha fallito tutti i test fisici. Se va avanti così non chiuderà mai gli ultimi 60 giorni. Poche ore dopo, però, mi è venuta in mente un'idea semplicemente impossibile. Ho pensato a cosa al suo posto mi avrebbe fatto tornare la voglia di spaccare il mondo e in un attimo avevo in mente cosa fare. Ho preso in mano il cellulare e ho scritto un messaggio a Brownie. Se ciò che avevo in mente fosse successo, Antonio non solo sarebbe ripartito alla grande, ma avrebbe anche imparato una lezione importantissima. Fallire è la cosa più normale del mondo e c'era ancora tutto il tempo per rialzarsi. Spero che l'idea che ho possa funzionare, perché se succedesse sarebbe fuori di testa, però vediamo. Oggi è il primo giorno del secondo mese e Antonio e Diego, un nostro amico, hanno le flessioni così sono fatte, davvero? Allora, in verità diceva che inizialmente si partiva così e poi dopo un po' si faceva anche... Ah, ok. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. Sono distrutto. Oggi è il 42° giorno e ora sto per andare ad allenarmi. Sono circa le 6. Oggi ci sarà anche il mio vicino di casa. The ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Raga, siamo al 37° giorno. È appena successo. Brownie mi ha risposto. Abbiamo organizzato una cosa per Antonio che gli mostrerò il 45° giorno. Una sorpresa che Antonio non può neanche immaginare. Gli ho detto che ci sarà una sorpresa. Sono super contento perché questo potrebbe cambiare le sorti di questa sfida. E anzi, questo cambierà le sorti di questa sfida. Mostreremo tutto quanto il 45° giorno. Lui non sa niente. Sarà bellissimo. Quello che avete appena visto era il 45° giorno, quindi sono a metà della mia sfida. Ora l'obiettivo per la seconda metà sarà quello di spaccare ancora di più, perché gli obiettivi sono belli alti, quindi vediamo di raggiungerli. Siamo quindi arrivati al 45° giorno. Adesso facciamo tutto quello che facciamo di solito, per cui circonferenze, peso, test, eccetera. Poi alla fine di tutto quanto ti farò vedere la sorpresa. Esatto, la sorpresa che ho preparato per te. Non ti preoccupare di come andranno, a prescindere, hai fatto comunque un grandissimo percorso. Per cui da cosa partiamo? Ovviamente dalle circonferenze. Abbiamo quindi ripreso tutte quante le misure. Sì, era evidente che qualcosa non era andato, visto che le circonferenze erano aumentate di troppo poco per 45 giorni di allenamento. Ma ormai non era più questo l'obiettivo di questi primi 45 giorni. Toyo, come va? Va? Metti il 200% e fai partire. 3, 2, 1, vai. Perfette. Anche i test fisici hanno evidenziato un miglioramento decisamente sotto le aspettative. Infatti Antonio ha chiuso quindi 46 piegamenti in un minuto, che non è affatto male. Uno in più, però solo uno in più rispetto al primo giorno. Vado. Vai, 200%. Vado. E portatela a casa. Dai, 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 dai. 5, su, su.
6 trazioni di fila. No. L'obiettivo che avevo in mente per Antonio però a questo punto era un altro: comprendere la lezione che questi primi 45 giorni avrebbero potuto insegnargli. Voglio toglierti un po' di pressione per questa trasformazione, perché immagino che ce ne sia tanta, visto anche i risultati che non sono stati all'altezza di questi primi 45 giorni. Antonio non dovrà più raggiungere le 10 trazioni di fila e i 60 piegamenti in un minuto, ma per ogni piegamento oltre i 45 iniziali guadagnerà 10 euro e per ogni trazione sopra le 5 iniziali guadagnerà 20 euro. Per cui adesso tu avresti guadagnato 50 euro ad ora. Però hai ancora 45 giorni per guadagnarli come un cane. Soldi che useremo però per un'esperienza, per qualcosa di figo che porteremo sul canale. Chissà, magari un lancio col paracadute. Che ne dite? Arrivando quindi alla conclusione, sì, Antonio ha fallito, ma da questi 45 giorni può portare a casa una lezione importantissima. Fallire è la cosa più normale del mondo e la vera differenza non è tra chi fallisce e chi non fallisce, ma nel chi ha il coraggio di rialzarsi. Per i risultati ci saranno tutti i prossimi 45 giorni, ora però è tempo di rialzarsi. Raga, siamo quindi ufficialmente pronti. Ho preparato tutto il set per riprendere quello che succederà. Lì c'è anche Luca, che tra l'altro in questi giorni è malato, però non c'entra con questo video, perché adesso chiamo Antonio e facciamo tutto quanto. Toglio! Vengo. Occhi chiusi. Guarda che è una sorpresa assurda. No, può entrare anche senza occhi chiusi. Occhio. Siediti. Vai bene avanti. Devi semplicemente swipeare a sinistra. Fermo e premere start. 3, 2, 1. Mi ha salutato! Vai partire! What's up? Antonio, your brother sent me a message that you're about to finish the 90-day challenge, which is insane. Make sure to keep me updated with the progress. I hope mainly that you're going to continue after the 90-day challenge and also that you found what you love. So I hope you found love for working out and you're going to continue to work out. And I mean, keep me updated. I'm super excited to see the results. So this will probably be in that video. So I will probably see myself in this video of the 90-day challenge. Epic. Keep up the hard work. Hai capito cosa ha detto? Circa. Ti guarderà nel video. Cioè? Lui guarderà il tuo video, Fra. Lui? Sì. Fra, ti rendi conto di che... Ah, Fra, hai 45 giorni, gli ultimi 45 giorni per spaccare completamente. Fischia. E Brownie guarderà il tuo video. Fra, te l'aspettavi? No, fischia. Pronti? Pronti. Si riparte la grande? Fischia. Grazie mille a Brownie per tutto questo. E... ci aggiorniamo tra 45 giorni con i risultati più assurdi che Antonio possa portarvi.